Aspettando la riapertura di settembre dopo 8 anni di porte sbarrate, la scuola Morselli, costola del liceo Mamiani, ha mostrato il suo nuovo volto nella prima domenica di luglio. Tolte le impalcature dal cantiere, sono state svelate le facciate rinnovate dalla bellezza dei murales realizzati con il coinvolgimento del liceo Mengaroni. Forma estetica all'esterno per grandi contenuti all'interno di una scuola totalmente rimessa a nuovo da un'operazione interforze da 3.800.000 euro orchestrata dalla provincia. Qui abbiamo una scuola in ZEB, che farla su un edificio nuovo può essere anche facile. Farla qui, io devo dire che sono stati veramente dei maestri, dei grandi professionisti, sia l'impresa che Bartoli e tutto lo staff della provincia, l'architetto Bartoli e tutto lo staff della provincia che l'ha progettato e organizzato. Io sono felice, felice che a settembre si realizzi quello che penso io. La scuola non deve essere un luogo dove devi solo studiare, ma deve essere un luogo dove studi standoci bene ed essere felice di stare lì. Ecco, questa la vedrete quando sarà inaugurata l'apertura ufficiale a settembre, lo vedrà anche la cittadinanza perché faremo un'inaugurazione. Queste sono per me le scuole del futuro. Noi in questi anni abbiamo sofferto la mancanza di questa scuola, recuperando spazi, non ultimo causa Covid, quello giù in Viale Trieste. Però adesso la provincia si è dato una bella scatola, un bel contenitore, molto funzionale dal punto di vista energetico, dal punto di vista funzionale. Adesso avremo tutta l'estate noi per riempirla prima di tutto sugli arredi e l'aspetto logistico e organizzativo, perché la scuola è una cosa complessa, non è più solo libri e banche e sedie, ma tutta una serie di infrastrutture tecnologiche. Ma al di là di quello sarà importante poi ridare vita a questo edificio, con la presenza dei nostri ragazzi, dei nostri professori che faranno scuola in un edificio importante della città. Lo svelamento del murale è stato anche apprezzato dal tour del Cater Raduno, che ha visto un tromblail di 10 metri per 8 sulla facciata laterale di Via delle Contramine, mentre il lato dell'ingresso principale in Via 11 Febbraio è ora un rosso pompeiano attorniato da finestre tamponate di 11 pannelli decorativi. A ideare il progetto i docenti del Mengaroni Paolo Mazzanti e Matteo D'Antuono, con la collaborazione della quarta E della sezione Design. Realizzazione invece ad opera del docente Giuseppe Rondina, dell'artista Francesco Zanotti, assieme a Mirko Ginepro e Simone Paci. Dare il tocco finale a questa scuola, realizzata con tutti gli ultimi aggiornamenti dal punto di vista sismico e dal punto di vista della tecnologia e del recupero. Noi con il professor D'Antuono, coinvolgendo una classe che è la quarta I, li coinvolgiamo e ci buttiamo a capofitto nello studio della facciata, della scritta e di quella parete cieca. Diverse vicissitudini su cui passiamo avanti ci portano a realizzare l'idea dei ragazzi della facciata e della scritta, mentre optiamo per un murales per la facciata cieca. A questo punto coinvolgiamo la sezione di audiovisivi e filmica attraverso il professor Rondine, che si avvale dell'artista Zanotti, e fanno il murales. E questo è quanto. Quindi il Mengaroni c'è, la comunità chiama e noi rispondiamo sempre presente.